pensare alla Val di Sangro 4.0. Lo ha detto il candidato presidente alla regione Luciano D'Amico a Paglieta, dove insieme al senatore del PD Michele Fina e al segretario regionale Daniele Marinelli ha partecipato alla presentazione della candidatura del sindaco Ernesto Graziani. Abbiamo di fronte una regione stanca e rassegnata che dobbiamo scuotere dal torpore in cui è stata posta negli ultimi 5 anni. Dobbiamo farlo individuando subito le priorità. In Abruzzo dobbiamo creare più posti di lavoro e un lavoro di qualità, un lavoro meno povero. E per farlo bisogna agire sulle infrastrutture, sui servizi, sui collegamenti fra zone interne e zone costiere. Bisogna ritrovare quella capacità che la nostra regione ha avuto in passato per riprogettare un futuro che renda questa terra ancora una volta una terra ricca di opportunità per le giovani e i giovani abruzzesi. Naturalmente sosteniamo con grande piacere oggi la presentazione e la candidatura di Ernesto Graziani, il nostro candidato del Partito Democratico qui in Val di Sangro. Insieme ad Ernesto combatteremo direi percorreremo questa strada di ritorno allo sviluppo, di ritorno al futuro. Con Ernesto, con la sua esperienza consolidata di amministratore, con la sua capacità di individuare i problemi e di studiare le soluzioni più idonee per risolvere, sono certo che troveremo delle ottime ipotesi per riportare la Val di Sangro e la regione Abruzzo su quel sentiero di sviluppo economico. E poi mi permetto di dire, proprio alla luce della sensibilità di Ernesto, della sua capacità di essere eccellente amministratore pubblico, anche di crescita sociale, come questo territorio merita. Ernesto Graziani, la sua esperienza da sindaco vuole portarla in regione? In questi anni, e prima che diventassi sindaco, la politica è sempre stata per me unicamente passione. Poi attraverso questa esperienza di questi anni in qualità di sindaco di questo paese sono riuscito a dare concretezza a questa mia passione. E proprio questo è il mio proposito, portare questa mia concretezza al servizio della Regione Abruzzo.